Salgono i contagi giornalieri, crescono ricoveri e attuali positivi e il virus fa altre 20 vittime. Non sono buone le notizie che arrivano dall'ultimo bollettino epidemiologico della regione, che evidenzia un peggioramento dei principali indicatori della pandemia. Oggi, martedì 8 marzo, sono 6.026 i nuovi casi accertati in Puglia a fronte di circa 22.800 tamponi analizzati, con un tasso di positività che oscilla intorno al 26%. Il numero più alto di contagi lo fanno registrare le province di Lecce e Bari, rispettivamente con 1888 e 1636 nuovi casi, seguite da Foggia con 812, Taranto, 733 e poi Brindisi e Bat, dove si contano 461 e 433 nuove positività, alle quali vanno aggiunte quelle di 43 residenti fuori regione e 20 di provincia in via di definizione. Con i casi odierni, la somma dei contagi registrati in Puglia dall'inizio dell'emergenza Covid sale così a quota 763.827, nettamente più pesante se paragonato ai giorni scorsi anche il bilancio delle vittime, con altri 20 morti segnalati in un solo giorno e che portano il totale dei decessi pugliesi a 7.745. Situazione in lieve peggioramento anche a livello sanitario. Dopo giorni di discesa i ricoveri tornano a salire. Sono 575 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 544 in area non critica e 31 in terapia intensiva. Cresce anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono complessivamente 75.123, circa 130 in più, rispetto a ieri. L'unica buona notizia è quella che arriva dal fronte dei negativizzati, che raggiungono la cifra totale di 681.059. Sono quasi 6.000 i pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.